Bella Wagyu. Adesso ci riguardiamo i videoclip dei rapper di Nuova Scena e a fare una reaction. Partiamo con il Matador. No, questo qui mi piaceva di brutto. Questo è il pezzo di Matador. Questo video in piscina, che secondo me è totalmente perfetto. Molto, molto Matador. Comico, un po' gangsta. Un pezzo forte. Che schifo. Sta pasta scondita. Per me sto pezzo è veramente uno dei più riusciti dello show. Secondo me originalità 10. L'aderenza col pezzo 10. L'acting secondo me è un po' più poco delle altre, perché lui è come me, non è scenico quando va a fare i video, quindi è 9. Qui lo vedo molto convinto, qui è proprio il Matador con i superpoteri. La recitazione, dai, gli do 9. È molto originale, sto pezzo fa delle rime fighissime, 10 come originalità, 10 anche come aderenza canzone e video, sono stati bravi. Acting, io sto bassa con i voti, quindi 7. Aderenza al pezzo, 6,5. Originalità, la roba un po' ironic, così, con quella color un po' vintage, un po' gangsta, dai, diciamo 8. Ok, andiamo a vedere. Grain. Prima o poi la vita mi pagherà il conto. Io non me lo scordo, soldi ci mettono contro. Io non volevo farlo, ce n'era bisogno. La strada ci ha svuotato, ma è pieno il portafoglio. Se i porti ci parlassero. Bellissima. Dentro, proprio bello il cielo, proprio il cielo, il colore. Te lo fai arrivare tu, pago profumo. Questo lo devo vedere un po', però se non me lo ricordo bene. Originalità del video 6-7, perché è sempre la stessa roba, sempre la roba gangster, pistole, soldi, che va con il pezzo, va molto bene, perché comunque il pezzo è gangsta, è street rap, quindi è 9. Sull'acting 9, ma solo perché si sono mossi bene, diciamo, e tutti quanti insieme sembrano collegati tra di loro. Aderenza al pezzo 8, pezzo street, video street, quindi ha senso. Originalità 4, perché è un video fatto bene, già visto. Acting no, buono, devo dire 8. Il video è molto duro, è figo. La critica era che comunque non ha aggiunto quel qualcosa. A me piace, ecco, è difficile però risultare particolarmente originale, perché sono tanti che fanno questo al momento. Però come interpretazione anche a Grain gli do un 9, come originalità sì, gli darei un 9, come aderenza canzone video un 10. Questo è il video più stiloso. È fortissimo. La tua. Questo per me è senza dubbio il video migliore che hanno fatto i ragazzi. È quasi, forse il problema è che è quasi meglio il video della canzone. Qua è tutto 10. Acting 10, perché ci sono 20 ballerine che ballano con lei. L'aderenza al pezzo è 10, perché è proprio studiato per essere ballato. È l'originalità anche. Però anzi, forse è l'originalità più poco di tutte. Secondo me 9 sull'originalità. Il video è bello come è stato fatto, però l'ho visto già. Aderenza al pezzo con pezzo super da ballare, 9. Originalità, 9. Acting, 10. Lei c'ha veramente un'energia molto forte. Quello che non ha nel rap, magari come delivery, ce l'ha invece, lo riacquista nell'energia che ci mette. Interpretazione, le do un 10 tutto. 10 come originalità. E è figo che ci sia, venendo dal video di street rap di Grain, è figo che ci sia anche questo, che è esattamente l'opposto. Aderenza, pezzo video, 10. Questo è molto poetico, me lo ricordo. Questo è il video di Kid Lost. Questo è già, me lo vedo già in TV, un video del genere. La
andando a vivere di scontro. Si vede che la regia è di pro e sono pensati, c'è una bella sceneggiatura. Questo è il video di tutti, è il video più artistico. Ecco qua, ora il pezzo è incalzato e anche lui è più cazzuto. Prima sembrava quasi un po' intimidito. L'originalità del video, fortissimo. Originalità 10. Aderenza col pezzo 10, perché secondo me lui ha scritto il pezzo immaginando il video. L'acting un po' più poco, perché forse non ha avuto spazio per muoversi in questi playback che ha fatto nel video. Per lo più ha recitato, quindi 7 per l'acting. Acting, direi nella prima parte 5, nella seconda si è un pochettino, quindi magari un 6,5. Aderenza al pezzo, no, 8. Originalità, 6. Perché, no, 6. Il pezzo è veramente bello però, cioè il pezzo non è da 6, è un pezzo da, beh, non voglio valutare anche i pezzi, però il pezzo bilancia tanto. Allora, Kid Lost secondo me è quello che si è messo più in gioco in tutto il programma. Il video è molto figo, molto artistico. Recitazione forse gli darei un 8, perché si vede che è molto, che è un po' intimidito dal fattore sto facendo un video. Originalità gli do un 9, perché il video mi piace, originale. Non mi fa impazzire la parte della pistola, ma forse perché non mi piace quella pistola. Forse fosse stata una beretta mi piaceva di più. Aderenza canzone video, un 9. Spero che mi guardi, che sei fiero, così posso dire te la vivo. Tosto questo inizio. Lo so. Ci ho messo un po' di tempo. Sono contenta che qua si sia veramente aperto. Mi sbraccio, mi agito e mi guardano attraverso. Ma io non sono fatto di vetro, io non sono invisibile, io esisto. Io sono questo, io sono il diavolo vestito da scemo. Mentre tutti ridono me li scopo da dietro. È arrivato Spender, ora. Non ce la fa a non essere Spender. Deve fare la spenderata. Però lo capisco il concept, cioè che è Spender che ha salvato Spender. Sembro Tiziano Ferro, 10 troie a letto perché mixare è bello. L'aderenza col pezzo è 10 sulla prima parte e 10 sulla seconda parte. Acting 10 perché lui sfonda proprio la camera. L'originalità più poco, forse è originale, a me non piace. Quindi questa è l'originalità, Spender non lo dico. È figo perché dà il messaggio che col rap sei libero di dire veramente quello che vuoi. Quindi come recitazione gli darei un 10, perché in realtà Spender non recita affatto, nel senso lui è così. 9 come originalità e come aderenza canzone video, 9 anche qui. Comunque è stato coraggioso lui, perché non si voleva aprire, l'abbiamo spronato e secondo me era contento alla fine. Aderenza al pezzo direi 9, che ci sono le due parti, lui appunto in ospedale, poi la parte Spender. Originalità 6,5, no dai 7. Acting buono, acting direi un 7,5. Belli, bravi. Allora, questi erano i video dei concorrenti di Nuova Scena. Se volete vedere altro di Nuova Scena, sapete che fare, solo su Netflix, fuori, ora. Gang.